Salve a tutti ragazzi, io sono Nicola, potete chiamarmi anche Redez e questo è Tutto Sbagliato. E se non lo sapeste, potete seguirmi anche sui vari social network, Facebook in primis, Twitter in secondis, sì. Comunque vi lascio il link in basso. Oggi si parla di singhiozzo. Mi avete chiesto che cos'è il singhiozzo e sì, ci sono dei rimedi al singhiozzo. Oggi vediamo cos'è il singhiozzo, se ci sono i rimedi e una curiosità pazzesca sul singhiozzo, che è una cosa molto brutta se accade. Comunque, prima cosa, che cos'è il singhiozzo? Il singhiozzo è quando ti si blocca, ti si inceppa in qualche modo il diaframma ed è dovuto dal Wikipedia, vienimi in aiuto, da un'alterazione del nervo frenico deputato al controllo della contrazione del diaframma. Sì, ho bisogno di Wikipedia che mi viene in aiuto, yeah. Ok, ma è possibile in qualche modo evitarlo? E se sì, prima ancora, da che cosa è dovuto questo singhiozzo? Foglio delle mille cose, vienimi in aiuto perché non me le sono imparate a memoria. Allora, le cause possono essere ingestione troppo rapida di bevande o cibo, perché quando ingerite molto velocemente le bevande o il cibo, ingoiate anche dell'aria che può provocarvi il singhiozzo. Ingestione di bevande sì, ma troppo fredde o troppo calde, ok? E anche questo è povero, a me succede spesso quando ingerisco dell'acqua troppo fredda. E poi mi viene pure il cagotto, ma questa è un'altra questione. Ingestione di aria superiore al normale, questa la sapevo. Oppure ci sono delle cause mediche che sono legate alla disfunzione cardiocircolatoria o alle anomalie del sistema nervoso centrale o a insufficienza renale. Queste sono cause brutte, quindi se avete un singhiozzo prolungato dovete andare dal medico. Ok, questa è la causa. Adesso vediamo come eventualmente risolverlo, prima di vedere una cosa molto molto brutta, molto molto brutta, che vi stupirà e vi farà dire merda, ok, in diverse lingue. Potete, sono tutti metodi casalinghi che non si sa se funzionano, perché in realtà potrebbero funzionare come no, nessuno lo sa, nessuno l'ha mai saputo. Ingerire rapidamente acqua a piccoli sorsi. Sì. Favorire uno starnuto, perché ti dà modo di fare uno scossone violento in tutto il corpo e in qualche modo sbloccare il tuo diaframma. Inghiottire rapidamente un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di zucchero, perché stimola il diaframma a fermarsi, quindi a non contrarsi più. Oppure questa non la sapevo nemmeno io. Comprimere con le unghie degli indici un punto di acupuntura situato nei padiglioni auricolari. Si tratta della piegolina che si trova in mezzo alla conca, alla zona in prossimità del condotto uditivo. Io questo non so dove l'ho presa, forse da Yahoo Answer. Quindi non lo so, è una cosa qui, io non ho idea dell'acupuntura, vabbè, fate delle ricerche. Prendere un cucchiaino di succo di limone puro, perché il sapore asprigno del frutto induce a trattenere il fiato per qualche secondo. No, io mi mangio il limone intero spesso e volentieri. E questi sono i rimedi. Io ci metto anche che si singhiozza quando ingoiate piccante. Perché? Perché quando ingoiate piccante il diaframma potrebbe irritarsi. E quando si irrita, quindi non è il diaframma, ma sono, vabbè, la cosa. Sì, prendetelo per buono. Oggi va così, non sono molto in vena di spiegare, ma questo è un record in positivo e in negativo. L'ho detto all'inizio di questa puntata. Beh, sappiate che l'uomo che ha singhiozzato di più ha superato i 50 anni di singhiozzo. Ed è morto col singhiozzo, cioè non ha potuto evitare questo singhiozzo ed è morto con il singhiozzo. Sappiate che ci sono dei farmaci che bloccano proprio questo singhiozzo continuato e sono antiepilettici anche. Sappiate che questo recordman, di cui purtroppo non ricordo il nome, ma è assolutamente vero, basta fare due ricerche su internet e mi sono dimenticato di farle questa volta. Sapete che quest'uomo praticamente ha iniziato tipo a singhiozzare intorno ai 20 anni e non ha più smesso fin quando è morto, cioè si è portato appresso il singhiozzo. È stato stimato che singhiozzasse una cosa come 300-400 volte al giorno, quindi immaginate tutti i giorni
quanto è stato fastidioso per lui vivere questo continuo singhiozzo che solo la notte lo abbandonava, solo quando dormiva. È una cosa molto triste secondo me, anche perché darebbe problemi a chiunque anche nel parlare, nel discutere, come sto facendo io con la camera. Dovrei fare così in continuazione, sarebbe un macello. Bene, se vi sembra giusto probabilmente è tutto sbagliato, anche il singhiozzo, che può essere eterno in alcuni casi e sperate di non averlo mai eterno. Ci vediamo alla prossima e fatemi sapere altre curiosità che volete siano risolte in una maniera così precisa come qui in tutto sbagliato.